E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui di nuovo con la, diciamo, recensione. Vi faccio vedere un pochettino di prodotti che ho ricevuto questa settimana. Sono dei prodotti dalla Blitzwolf e sono dei prodotti che, diciamo, uno in particolare mi ha stupito. Allora, ho ricevuto questo piccolo amplificatore che vi permette di utilizzarlo con delle casse come per esempio queste, e vi permette di amplificarle. Non ha l'uscita sub, quindi non amplifica un eventuale subwoofer, ma solo queste casse qui. Ne avevo un altro simile, Cinesate, funziona abbastanza bene, quindi ha una entrata AUX e vi permette di gestire anche dal vostro cellulare la musica e farla entrare qua dentro, amplificarla e farla uscire dalle vostre casse in breve. Un'altra cosa che ho ricevuto è questo proiettore, veramente diciamo fantastico per il prezzo, solo che sinceramente per me la qualità è tutto. Quindi come definizione non è abbastanza definito, solo che per il prezzo che a cui lo compriamo, se vi serve per cose magari che non avete bisogno di moltissima definizione, ve lo consiglio. Questo è un lettore anche di schede SD, di USB, quindi potete inserire una chiavetta USB e riprodurre le vostre immagini, i vostri filmati, eccetera. HDMI, ha un'entrata HDMI per poter anche tramite un lettore, eccetera, poter gestire il vostro filmato. Entrata V, che vi permette di, tramite un'entrata V, questo adattatorino vi permette di gestire l'audio, e tramite questa uscita cuffie vi permette di far uscire il suono e mandarlo anche a un impiantino, eccetera, per poter ascoltare i vostri video, filmati, eccetera. Ha varie regolazioni per l'immagine come i classici proiettori, e vi permette di comandare il tutto tramite questi pulsanti e anche tramite il telecomando. Ha la possibilità di collegarlo con il vostro cellulare, che sinceramente non sono riuscito a farlo funzionare al 100%, quindi sinceramente non è una features che mi interessava. Il mio sogno sarebbe in un futuro di utilizzare una tenda come quella di Tutorial More, che ha utilizzato nel suo studio per, come fondale per i video. Vi consiglio di andare al suo canale, vi metterò il link in descrizione. Ha utilizzato una tenda dell'IKEA e quindi volevo utilizzare quella tenda dell'IKEA per proiettare le immagini di un eventuale proiettore, che è questo, che proverò magari in futuro quando comprerò quella tenda, perché l'IKEA è abbastanza lontano da me. Volevo mettere al soffitto questo proiettore e proiettare l'immagine direttamente sulla tenda, così da poter eventualmente togliere la TV e godermi i miei film direttamente sul proiettore in modalità cinema, diciamo, che posso utilizzare una porzione più grande di muro, una porzione più grande in questo caso di tenda, per poter guardare i miei film. Come già detto però, se vi servono cose non molto definite, vi consiglio questo proiettore. Se dovete fare cose molto più professionali, vi consiglio di andare oltre, perché costa questo circa 71 o 90, non mi ricordo di preciso, vi lascerò tutte le informazioni in descrizione. Andate in qualcosa di un pochettino più costoso, però come già detto, se non dovete fare cose in cui vi serve dell'alta definizione, ve lo consiglio. Una cosa di cui sono rimasto abbastanza stupito in modo buono è questo Blitzwolf X-Base, se non erro, X-Base Bluetooth Speaker. È uno speaker Bluetooth che vi permette di poterlo collegare sia tramite AUX, perché c'è l'entrata AUX, sia tramite Bluetooth per poter riprodurre i vostri brani. Ragazzi, voi lo sapete, ho tantissimi speaker Bluetooth e li accetto tutti, perché è mi piace la musica, mi piace ascoltare la musica e mi piace la versatilità del Bluetooth, in cui io metto questo dispositivo da qualsiasi parte nella casa e posso utilizzarlo. La batteria dura veramente tantissimo, come tutti gli altri dispositivi Bluetooth che ho avuto, è un'ottima ottimizzazione, e il trasferimento dei file audio è abbastanza di alta qualità, solo che se lo aumentiamo troppo di volume non gracchia come gli altri speaker Bluetooth, ma si sente un leggero rumorino di fondo, e sinceramente preferisco il leggero rumorino di fondo che invece l'audio che gracchia. Come voi sapete, ho questo speaker Aukey, che vi ho detto che questo è il migliore fino ad ora. Sì, è il migliore per quanto riguarda la qualità. Questo ha la stessa qualità audio, solo che ha nella parte posteriore uno speaker, diciamo, credo sia passivo, che amplifica di più le frequenze basse, quindi ha dei bassi con un volume maggiore. Quindi se ascoltate musica con tanti bassi, in cui i bassi sono veramente presenti, questa è la scelta giusta. Vi farò sentire una prova con una mia traccia. E
alla scuola elementare. Dato finale spettacolare, senza collare, sensazionale. Da quando ho imparato a rappare, ho imparato a guardare il mondo nel modo meno normale possibile. Come... E tra l'altro questa è una traccia che ho fatto insieme a Ngati. Seguitelo, abbiamo un pochettino giochicchiato con una base trap e lui ci ha rappato un pochettino sopra. Sono veramente contento di quello che abbiamo creato. C'è il video completo sul caricamento music, andate a vederlo. E niente ragazzi, a parte il rumorino di fondo che vi dicevo quando andate a aumentare troppo il volume, è uno speaker bluetooth abbastanza valido, ve lo consiglio. E niente ragazzi, per questo breve video è tutto. Ragazzi, sto cercando di aumentare la frequenza dei video, come avete potuto capire. A breve ci sarà un tour del mio studio. Allora, ho sempre idee in testa che mi frullano per poterlo modificare. Molti mi chiedono questi pannelli che cosa sono. Sono dei pannelli fonoassorbenti che magari vi spiegherò più dettagliatamente nel prossimo video. Voglio farvi vedere comunque, voglio continuare lo studio di caricamento, che è la serie diciamo vecchissima che ho iniziato tantissimo tempo fa e in cui ho fatto vedere i vari cambiamenti dei miei studio, perché praticamente ho cambiato circa 3 stanze da quando ho iniziato il mio percorso qui su YouTube. Sono veramente contento, stiamo quasi arrivando a 30.000 iscritti, cioè una cosa veramente fantastica. Mi piace tutto il supporto che mi date, sono veramente contento, euforico. Spero questo video vi sia piaciuto, mettete un bellissimo mi piace se vi è piaciuto, non mi piace se non vi è piaciuto, commentate per farmi sapere cosa ne pensate e iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Ci vediamo al prossimo video e ciao!